Hamas su tregua e ostaggi. Israele e Hamas hanno concordato il quadro generale di un accordo che prevede una tregua e il rilascio degli ostaggi a Gaza, ma il lavoro non è ancora finito, lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il lavoro non è ancora finito e dobbiamo affrontare questioni complesse, ma sia Israele che Hamas hanno concordato un quadro generale, ha scritto Biden su X. La mia squadra sta facendo progressi e sono determinato a portare a casa il risultato, ha aggiunto. A proposito di Biden, su TGcom 24 l'annuncio: donatori Dem congelano 90 milioni finché Biden resta in corsa. Il leader dei Dem alla Camera scarica il presidente, si stringe il cerchio attorno al presidente che registra anche oggi gaffe internazionali. Nel frattempo Hakeem Jeffries nega il suo endorsement. L'Ucraina sull'ADN Kronos, il Cremlino piani NATO pericolosa escalation. L'intervento di Peskov dopo che Kiev ha chiesto di rimuovere i limiti posti dall'Occidente sull'uso delle armi. Carla, le notizie di questa sera a te.